Prima sconfitta stagionale per il Brindisi, che cade in casa contro Altamura nella gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Ruffini deve rinunciare a giocatori importanti, mancano Giunta, Girardi, Pigna, Taro e Fruci. Fa comunque turnover il tecnico bianco-azzurro, che lascia in panchina Quarta, Procida ed Antenucci. In porta c'è il portiere over Pizzolato, in avanti il classe 99 Santoro accanto a Peinado con Scarcella a supporto. 14esimo proprio Santoro, tra i più positivi il giovane attaccante, para l'estremo difensore dell'Altamura. Il Brindisi prova a premere, ma al 32esimo sono gli ospiti a passare in vantaggio. Contropiede orchestrato sulla destra da Lede, su quella corsia il Brindisi soffre maledettamente, pallone al centro per il gol di Toro, che porta i suoi in vantaggio. Brindisi 0, Altamura 1. Il Brindisi concede molto sulla sua corsia mancina. 42esimo, occasione per il pareggio del Brindisi. Marino si gira sul piede perno, para l'estremo difensore avversario Giannuzzi con il montaggio di Dario Spagnolo. Passiamo alla ripresa, il Brindisi prova a reagire ma molto timidamente. 11esimo tiro di Scarcella, entra Procida, esce Marino, il Brindisi ne guadagna in fantasia. 16esimo, traversa su colpo di testa di Santoro, occasionissima per il pareggio del Brindisi. 29esimo, calcio di punizione per l'Altamura, Tragni para Pizzolato. 32esimo, il Brindisi protesta, Giannucci esce fuori aria, si scontra con un giocatore del Brindisi, per l'arbitro però il fallo è stato subito dal portiere dell'Altamura, la porta nella circostanza era libera. Al 42esimo, quindi soltanto negli ultimi minuti, dentro quarta è Antenucci per Scarcella e Cordisco, forse cambi che sono arrivati un po' troppo tardi, anche se il tecnico spiegherà i motivi di questa scelta. Finisce così, l'Altamura batte il Brindisi 1-0, adesso i biancoazzurri dovranno effettuare una vera e propria impresa tra 15 giorni per ribaltare il risultato in trasferta.